I dati di Agenas indicano sicuramente questo, la mortalità media sia 30 giorni che un anno è considerevolmente più bassa della media nazionale. Se si parla di salute del cuore, la Toscana si conferma un'eccellenza, è infatti tra le migliori regioni italiane per risposte alle emergenze cardiologiche. Un dato che emerge dalla terza indagine nazionale sullo stato di attuazione delle reti tempo dipendenti. La presenza di una rete integrata per il trattamento delle emergenze cardiologiche, in particolar modo dell'infarto miocardico acuto, nonostante tutte le innovazioni tecnologiche, rappresenta oggi ancora l'unico strumento in grado di ridurre la mortalità di questi pazienti. Le patologie cardiovascolari sono la principale causa di morte in Italia. In Toscana, grazie alla forte collaborazione tra territorio 118 ed ospedale, si muore meno che nel resto del paese. Il tasso regionale infatti è pari al 5,69 contro il 7,42 di quello nazionale. Nonostante l'azienda Sud-Est sia caratterizzata da un'enorme dispersione geografica e distanza fra diversi presidi, abbiamo dei dati che indicano come siamo in grado entro 90 minuti di porre in essere il trattamento ottimale per queste situazioni, cioè l'angioplastica primaria, e oltre il 70% dei pazienti lo riescono a fare entro i 90 minuti. Concentrandosi poi sui tempi di trattamento e percorsi dedicati all'infarto, i maggiori ritardi di presa in carico sono dovuti alle modalità con le quali i pazienti si autopresentano al pronto soccorso e il ritardo con cui ai primi sintomi viene chiamato il 118, soprattutto la notte. Bisogna ricorrere a campagne educazionali periodiche che vanno rinnovate periodicamente ed è fondamentale che il paziente chiami il 118, perché la cura dell'infarto inizia già in ambulanza durante il trasferimento.